Pochi chilometri da Vernole, vi è la frazione di Acaia, l'antico borgo fortificato di Seggine. Esso rappresenta la più importante testimonianza di cittadina fortificata del Salento, che conserva ancora perfettamente integri i segni del suo glorioso passato. L'antico borgo di Acaia risale al periodo medievale, quando fu concesso in feudo da Carlo II d'Angiò a Gervasio della Caglia. Acaia è oggi conosciuta non solo per la bellezza del suo antico centro storico, ma soprattutto per l'imponente castello, baluardo di difesa delle sue genti e del territorio circostante. Questa poderosa fortezza militare risulta tra le più innovative e meglio curate di tutto il Regno di Napoli. Carlo V, desideroso di un maggiore controllo del territorio salentino, decise di investire sul piccolo borgo di Acaia per rafforzare la sua posizione di dominio. La vista esterna del maniero denota la sua mole possente che, insieme alle sue forme ardite e ai dettagli curati, lo rendevano una struttura moderna e inespugnabile. In due angoli opposti sono innestati possenti torrioni dalla tradizionale forma circolare e forniti di eleganti beccatelli. La torre nord-est, ubicata accanto al portone d'accesso al maniero, presenta gli emblemi araldici degli Acaia, seppur deteriorati dal tempo, con epigrafi sottostanti. Sul lato nord-ovest si può ammirare un alto sperone perfettamente integrato nel corpo del castello. Ancora più particolare è il bastione triangolare situato all'angolo sud-est della rocca. L'androne di accesso al castello immette al piano inferiore, dove erano presenti gli ambienti di deposito chiamati in passato le cucine. Qui sono ancora presenti e ben visibili numerose fosse granaie usate per la conservazione delle derrate alimentari. Sul lato opposto erano invece posizionate le scuderie che nell'Ottocento furono trasformate in frantoio semi-ipogeo. Sui muri di quello che doveva essere un luogo di culto furono rinvenuti i resti di diversi antichi affreschi risalenti al periodo tardo bizantino. Di particolare pregio artistico è quello meglio conservato e rappresentante la Dormitio Virginis. Al piano superiore era adibita la dimora gentilizia, suddivisa in 7 camere, tra le quali la cosiddetta sala della torre maggiore e la sala quadrata del bastione. Una delle sale più belle dell'intera rocca è la cosiddetta sala ennagonale, situata sul lato nord-est del castello, in corrispondenza della relativa torre.